di dare risposta, mi ero segnato, no? Deve tentare di regolamentare i fenomeni. È evidente che tutto questo è compito di tutti noi, ciascuno in misura diversa e in un ambito diverso. Questo non so se sono riuscito a trasmettervi tutto, ma sarebbero veramente tante le cose da raccontare. Penso che con Gerardo questo lavoro va avanti quotidianamente, no? Cioè raccontare, descrivere, sperimentare che cos'è la bellezza di Libera, che non è un'associazione come le altre, ma è uno stare insieme, ciascuno con la propria identità, ciascuno con la propria specificità, per costruire una società migliore di cittadini liberi e responsabili. Questo è l'impegno di tutti, io veramente vi ringrazio per l'attenzione, per le cose che ho imparato, che mi rafforzano tantissimo e mi fanno capire un po' di più qual è la mia responsabilità personale. Grazie a tutti. Concludiamo questa serata, è stata, immagino, una... Mi consenta solo di fare un'aggiunta a quello che diceva il relatore, di cui condivido il senso e la misura delle sue parole. E un'aggiunta che forse le fa capire pure come io la penso. Certo. Io ho avuto l'onore di conoscere Giovanni Falcone, ho lavorato anche con lui, una indagine di grande importanza di traffico internazionale di droghe, e lo ritenevo, come tanti di noi, un fuoriclasse. Ebbene, credetemi, il momento di maggiore sofferenza per me, giovane magistrato, non è stato quando ho saputo di Capaci. Pensate che io ero a Roma a un convegno e c'era la moglie di Giovanni Falcone che mi salutò attorno alle 15 perché tornava con l'aereo a Punta Raisi e mi disse: quando vieni a Palermo vieni a trovare. Poi in albergo la sera seppi quello che era successo. Ma non è stato tanto quello, ma 2 anni più. Quando Giovanni Falcone fece la domanda per dirigere l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, ufficio istruzione, una presidenza di sezione, Giovanni Falcone, Consiglio Superiore di Ranico, io conservo quella deliberata, dicendo che Giovanni Falcone non aveva capacità organizzativa, non aveva dimostrato capacità organizzativa. Io ero con Giancarlo Caselli, che come sapete era a Torino, facevamo terrorismo all'epoca, e sentii il dovere di telefonare a Giovanni. Ero mortificato più di lui, che mi sembrava veramente incomprensibile che un organo di tale importanza, quale il Consiglio Superiore della Magistratura, potesse ritenere non idoneo ad un incarico minimale, quale consigliere istruttore al Tribunale di Palermo, un uomo della professionalità di Giovanni Falcone. E questo mi ha fatto capire tante cose, che le difficoltà che noi incontriamo non sono solo all'esterno, ma sono anche all'interno delle nostre istituzioni. Grazie. Grazie al procuratore e grazie a tutti voi. Noi vogliamo starci nelle storie, questo è il nostro ruolo, vogliamo starci anche con consapevolezza. Voglio concludere citando Don Milani. Diceva: se abbiamo le mani pulite, le teniamo in tasca, non servono a niente. E allora vi invito ad essere presenti e a contribuire su questo percorso di legalità, che è un percorso difficile, ma anche un percorso bello, un percorso che ci riempie e ci dà anche speranza. Grazie, buonasera.